Ciao da Heavy Metal Heaven. Oggi parliamo di un EP di transizione, ma con personalità e buone doti atmosferiche e melodiche, tra black, thrash e power metal. Fonti da cui le band metal attingono per il loro immaginario, il fantasy è uno dei preponderanti. Lo è soprattutto nel power, il genere metal ispirato alla letteratura fantastica per antonomasia, ma non solo. Anche tante band di altri generi, anche più estremi, vi si sono ispirati. È proprio il caso del gruppo di oggi, gli Sjögrat. Nati a Vienna nel 2013 e con 3 full length all'attivo, prendono il nome da un personaggio della serie di videogiochi fantasy Elder Scrolls. Nonostante questa origine possa far pensare proprio al power metal, questo genere è solo una parte di quanto suonato dagli austriaci, che per il resto prediligono sonorità più graffianti. Lo stile che anima il loro EP Winterhold, uscito lo scorso 27 gennaio grazie a Art Gates Records, ha in effetti altre due facce. Quella predominante è più oscura e orientata a un black metal appartenente però non alle frange più malvagie ed estreme del genere, ma anzi a quelle più melodiche, mentre l'altra è più diretta. Lo è in special modo per quanto riguarda i riff di Matej Koller, che in molti momenti guardano al thrash e si uniscono bene al resto. Il risultato è un suono che ha già una sua forma definita e soprattutto non banale. Già un ascolto distratto ci si accorge che quando gran parte del thrash black è un suono ignorante e cafone, in stile Venom e primi Buffery, quelli degli Sjögrat è invece molto più elegante, punta su melodie e atmosfere. Spesso in Winterhold dominano armonie ricercate e sensazioni preoccupate, ma a tratti si arriva anche all'epico, oppure, d'altra parte, alla cupezza strisciante, in un continuo oscillare che però gli austriaci sanno gestire con esperienza e bravura. Almeno così è di norma. A tratti però Winterhold dà l'idea di essere il classico EP di transizione verso qualcos'altro di più corposo. Lo si sente soprattutto in diverse scelte che punteggiano i suoi 25 minuti, con cui il gruppo sembra non avere le idee ben chiare su dove andare a parare. In altre occasioni però gli Sjögrat dimostrano non solo ottimi valori, ma anche una notevole personalità. Succede in particolare in Dremora Lord, piena di assoli e di melodie in continuo fluire, ma senza perdere aggressività e potenza, e soprattutto nella title track. A tratti è anche parecchio pestata, con alcuni dei riff più trash dell'EP e i momenti in blast beat, ma altrove si apre i momenti antemici e molto ricordabili. Con cori e melodie che riportano alla mente i Children of Bodom, seppur in versione trash power black, ne risulta senza dubbio il picco di Winterhold. Merita poi una citazione anche Sjögrat, breve outro allegro, quasi con musica da videogioco, nonostante la differenza, come chiusura è simpatica. Se a tutto ciò aggiungiamo una registrazione non eccezionale, il quadro completo è un EP piacevole ma con cui la band non si è espressa al meglio. Il che però non è di tutto un difetto. Anche senza la massima ispirazione, gli Sjögrat dimostrano, come detto, personalità e capacità di incidere. Focalizzando meglio la direzione della propria musica, i viennesi potranno fare ben di più rispetto a Winterhold, che peraltro, pur non essendo memorabile, rimane un prodotto godibile per chiunque ami il metal estremo meno oltranzista e più ricercato. Voto di Heavy Metal Heaven, 67 su un massimo di 80 per gli EP. Per oggi è tutto. Se hai apprezzato la recensione ti invitiamo a mettere like, a commentarla e a condividerla. In più puoi iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei contenuti che pubblichiamo ogni settimana. Infine, seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre, trovi i link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!